oggi da qui parte la sfida per la regione. Oggi da qui parte un messaggio importante di unità, un messaggio importante che afferma l'importanza della sanità pubblica, della transizione ecologica, di un piano rifiuti che sia finalmente all'avanguardia di questa regione, non come questi anni che c'è stato un grande arretramento, e noi lavoriamo affinché finalmente gli Umbri possano avere una giunta che li rappresenta in modo degno. Quindi candidato unico per le comunali e regionali presenterete? Stiamo lavorando su tutti i fronti, sicuramente su quello regionale come vedete oggi, e anche sui candidati comunali, che vengono a fare delle operazioni importanti dove al centro di tutto c'è sempre il programma e poi le persone che porteranno avanti il programma politicamente. C'è bisogno di unità programmatica soprattutto, e oggi questa mattina lo dimostra a tutto pubblico. In questi anni la giunta dell'Umbria non ha rafforzato la sanità, le persone si lamentano, non ha rafforzato la sanità pubblica, le liste d'attesa sono ancora inaccettabili, e invece con il nostro corso vogliamo che la sanità pubblica in questa regione sia definitivamente rafforzata e che le liste d'attesa siano abbattute, e quindi di nuovo i cittadini possano avere il diritto a una salute pubblica decente. Noi speriamo che Perugia diventi un modello per l'intera coalizione nazionale. Noi da tempo siamo critici perché abbiamo rilevato troppo spesso l'assenza di un dialogo, di un'unità di fondo tra le forze politiche che si oppongono all'attuale governo di centrodestra, che pure fa di tutto per aiutarci a metterci insieme per gli errori che commette quotidianamente nel governare questo paese. A noi la responsabilità di far prevalere l'unità partendo dai territori, dalle sfide che abbiamo davanti, circa 4.000 comuni che vanno al voto, le europee sono un'occasione fondamentale per testare il livello di aggregazione e di unità che noi possiamo mettere in campo, a partire dalla difesa della sanità pubblica, difesa della scuola pubblica, il lavoro che manca in questo paese, e soprattutto una visione di sviluppo strategico, imprenditoriale e non, che manca al centrodestra e che noi invece dobbiamo mettere in campo. Non basta la cifra che stiamo insieme per opporci al centrodestra, per farci stare insieme, occorre che alla gente diamo con trasparenza, concretezza, quelle che sono le nostre priorità per il paese. C'è sempre bisogno di unità nel campo delle opposizioni, e la nostra presenza qui oggi è a dimostrazione proprio del fatto che c'è la volontà da parte delle forze di opposizione di provare a lavorare insieme in Umbria come in altre regioni dove si sta facendo questo lavoro, e la presenza poi in particolare in modo di Roberto Fico è anche, diciamo, è proprio il messaggio di un progetto che abbiamo già fatto, abbiamo già realizzato e che sta governando bene, perché noi a Napoli siamo stati i primi a lanciare una coalizione in cui c'era il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, il Terzo Polo, le forze della sinistra, quindi è un modello che può vincere e che può governare bene.